Ragazzi, buongiorno. Nuovo video tag natalizio ideato da Ilenia Country Girl, fantastica, bravissima. Lei ha chiesto a un po' di ragazze chi voleva farlo e io ho subito detto sì, fantastico, non vedo l'ora. Non so parlare, non stavo dicendo alla buona ora, ma non c'entra niente. Allora, ci sono 10 domande, fa freddo, freddissimo, spero che mi vedete bene. Ho un rossetto che sembra corallo ma è rosa, comunque bello. Questo qui è il rossetto, ve lo faccio anche vedere. Nel video non c'è scritto il rossetto preferito, ma questo qui è del momento, quello che sto usando, insomma, ok? Mancano due cose per rispondere bene alle domande di Ilenia. Comunque vi lascerò il link del canale di Ilenia se non la conoscete, ma sicuramente la conoscete. Grazie Ilenia per aver ideato questo video tag. Lo facciamo io e lei in collaborazione questo video. Allora. Mi sono dimenticata. Mi sono dimenticata. Addobbo di Natale preferito, dice la prima domanda. Addobbo di Natale preferito, le luci. Vi posso far vedere queste qui. Allora, queste qui, aiuto, queste qui, sottilissime. Le ho prese forse al Lidl, melinera, sì, al Lidl. Queste qui sono piccolissime, sottilissime, ma a parte i festoni, ok? Queste qua sono sottilissime, vedete? Sono piccolissime. E queste, le prime che ho preso, ne ho altre in giro per la casa, sono a luce gialla e le ho messe dentro un vaso. Ok, belle, mi piacciono. Quindi le luci, a parte i festoni, sono le mie decorazioni, il mio addobbo preferito per Natale, per addobbare appunto la casa. Ok. Poi, bevanda tè preferito. Allora, io vado di tisane. Tisana al finocchio o camomilla con la melatonina. Ultimamente, il naso pieno, scusate. Queste sono le bevande. Non bevo caffè, non bevo cioccolata calda, non ce l'ho. E non ho gli ingredienti neanche per farla in casa, quindi al momento non la posso fare. Però mi piacerebbe bere di nuovo la cioccolata calda, ecco, se devo scegliere. Poi, calze preferite. Allora, io non ho tante calze e quelle che ho, diciamo, anticipo, sono tutte a lavare perché le ho già messe, quindi non me le posso far vedere. Però un paio di calze, quelle con i glitter, che sono però sottili, collan sottili, quindi adesso muoio di freddo se metto quelle calze lì. Vorrei trovare delle calzamaglie termiche, così posso mettere anche in questo periodo, in questa stagione, dei vestiti, insomma, delle gonne. Però questa qui è una calzamaglia, non è termica, è una semplice calzamaglia, ve la faccio vedere come appunto calze preferite, perché sono spesse e sono del Lidl anche queste, tanto per cambiare. E hanno anche dei micro disegni, dei fiocchi di neve, proprio micro, non so se mai se li vedrete adesso. Vedete? Ecco, hanno dei fiocchi di neve, sono neri, potevano magari mettere in rilievo i fiocchi di neve facendoli bianchi come disegno, comunque sono belli spessi, ripeto, non sono termici, però sono neri e hanno questi fiocchi di neve e quindi li mettevo già anni fa e quest'anno li voglio rimettere di nuovo. E smara, del Lidl. Sono molto validi come calze queste qui, sono quelle che vi consiglio di comprare se al Lidl le vendono ancora, comunque se no, se le avete in casa, calzamaglie spesse servono e quindi quelle sono le mie calze preferite per uscire, per stare in casa calze antiscivolo tutta la vita. Di qualsiasi forma, colore, disegno, eccetera, eccetera, va benissimo. Poi, quarta domanda, pigiama preferito. Allora, io adesso purtroppo dormo con la tuta, non così come sono vestita adesso, ma con la tuta, con i pantaloni della tuta e una felpa classica, quella rossa che metto anche nei video. Boh, finito. Per stare in casa metto quello, perché il pigiama preferito ce l'avevo, di quando ero piccola mettevo quello e mi stava ancora finché. L'anno scorso mi sembra, o quest'anno, mesi fa, no, l'anno scorso no, ce l'avevo ancora l'anno scorso. Quest'anno, mesi fa, l'ho buttato via perché le maniche mi arrivavano al gomito, il pantalone mi arrivava al ginocchio, era bello rosso con gli orsetti polari bianchi e rossi con i pallini, insomma, era bellissimo. Lo mettevo anche quando ero piccola quel pigiama, quindi ho 30 anni adesso, dovevo buttarlo via per forza, anche se non volevo buttarlo via. Ma adesso non ho un pigiama preferito, me lo devo comprare, un nuovo pigiama, anche se volevo tenere quel pigiama là, però. A malincuore l'ho dovuto buttare via perché non teneva più caldo. Più lo lavavo, più si infeltriva, si rovinava, si restringeva la maglia e i pantaloni soprattutto. Quindi, peccato, l'ho dovuto buttare. Lo ricomprerò rosso sicuramente. Poi, non ho un pigiama preferito da farvi vedere. Scusate, orecchino e bracciale preferito del momento. Allora, orecchini non li metto. Posso farvi vedere la collana e i bracciali. Allora, i bracciali sono sempre questi. Uno regalato da Sara, questo qui rosso, questo qui nero cinese, questo qui rosso regalato da mia madre, ok? Questo qui regalato da mia cugina Alice, chiama Angeli, questo qui, ok? Poi questo qui regalato da mia madre, 10 buoni propositi, il meglio deve ancora venire, e questo regalato da Pina, con il quadrifoglio, grande Pina. Queste qua sono i braccialetti, gli orecchini non li metto, la collana del momento preferita è questa qui di Stroili Oro, l'unica cosa costosa di marca che ho.
che ho, a parte l'orologio, ovviamente, io vado sempre in giro così. Adesso, soprattutto a Natale, da dicembre in poi, ecco, dicembre, gennaio, soprattutto per Natale, Capodanno, metto questa collana qui, sulla maglia ovviamente nera o rossa in tinta unita, e l'orologio, non metto orecchini, ma bracciali e collane sempre, comunque quando esco, quasi sempre, sicuramente. Gli orecchini non mi piacciono, quindi scusa Ilenia se ho detto le collane e l'orologio invece che gli orecchini. Profumo del Natale preferito. Allora, profumo del Natale preferito, la cannella. La cannella nelle ricette, nelle torte, fare torta mele cannella, fare le rosette di cannella, le girelle, quelle che ho fatto io. Non so se vi ho fatto il video ricetta, videoblog ricetta, non lo so. Comunque, ho visto la ricetta da Sweet Makeup, Serena, un'altra ragazza che si chiama come me, che fa video di trucchi di solito, ma fa anche ricette. E ho fatto anch'io delle rosette di pasta sfoglia con le mele e la cannella. E in casa c'era un odore di cannella che secondo me il profumo del Natale è la cannella. Lo zenzero no perché non mi piace, però la cannella mi ricorda tantissimo il Natale. I biscotti di pan di zenzero fatti anche con la cannella, i biscotti alla cannella, le mele alla cannella, cioè mele, cannella alla torta, i biscotti con la cannella, insomma. Ci sono anche a Lidl dei biscotti che sono proprio gusto cannella, che li ho mangiati per anni e mi hanno fatto venire pure mal di stomaco. Non li compro più perché mi danno la nausea. Però sono buonissimi, proprio quelli sanno tantissimo di cannella, poi ci sarà anche un sacco di zucchero, di grassi, eccetera. Però sono buonissimi quei biscotti del Lidl, ve li straconsiglio. Quindi il profumo che mi ricorda il Natale è la cannella, scusate le campane. Crema preferita non ce l'ho, l'ho finita la crema. Crema viso, crema corpo non ce l'ho al momento. Lo scrub anche l'ho finito, non vi posso far vedere nessuna crema. Direi al momento la devo ricomprare anche quella, scusate. Bagno schiuma preferito del momento, questo qui. Vidal, quello all'olio di argan è fantastico. Questo qui talco liquido è strano che mi piace perché il talco e il muschio bianco di solito sono profumazioni che non mi piacciono, ma il talco mi piace stavolta. Sa quasi di cocco, di vaniglia, non so io perché sento la vaniglia. Il talco liquido sento la vaniglia, non so perché, comunque buonissimo. Da 500 ml, un bel barattolone, ve lo straconsiglio. Questo bagno schiuma, bagno doccia, talco liquido della Vidal. Sensitive, meraviglioso. Poi, bagno schiuma, ok, sciarpa preferita. Ne ho due, una l'ho dimenticata da mia madre, quindi la devo andare a riprendere, bianca e nera con i quadrettoni. Questa qui è beige, anche se ovviamente i quadretti, io amo queste sciarpe. Questo mi fa da scialle, come anche quella bianca e nera, sono enormi. È bellissima questa, forse è un po' da vecchia per qualcuno, ma a me piace un sacco, è morbidissima, un po' anche sfilacciata perché ho tagliato l'etichetta ieri. Mi piace tantissimo. Queste qui sono le mie due sciarpe preferite. Questa qui, appunto, vedete, con i quadrettoni beige, non so se mi sta bene, l'armocromia, non me ne intendo. E l'altra bianca e nera, che l'avete già vista in altri video, c'è la mia madre, perché l'ho dimenticata l'altra volta, che sono andata da mia madre, ok? Questa è bellissima. Potete fare anche un picnic con questa coperta. La sciarpa enorme, lunghissima, gigante. Bellissima. Poi è morbida, veramente meravigliosa. Dovrei averla comprata 3-4 anni fa da Tallyway, quella sciarpa. Adesso non vado più da Tallyway, l'hanno anche chiuso il negozio, quindi vabbè. Sciarpa preferita, ok? Ultima domanda, profumo preferito. Ne ho un altro del Lidl o dell'Eurospin che non mi piace, quindi vabbè. Questo qui è il mio profumo preferito, me l'ha regalato mio padre. La scatola sapete qual è? The Merchant of Venice. Bellissimo. Grazie papà. Hai azzeccato i miei gusti, l'anno scorso me l'ha comprato. Sto anche usando questa candela qui, che non c'è scritto candela, ma ve la voglio far vedere, del Lidl ed è buonissima. Berry Truffle, ve la straconsiglio, sta candela 2,50 € al Lidl e questo rossetto bellissimo, ragazzi. Vi saluto così, con le campane che suonano in sottofondo perché è mezzogiorno. Grazie Ilenia per aver ideato questo video bellissimo. Buon Natale, buone feste a tutti. Ciao!